Ci siamo 3, 2, 1, here we go. E allora è stato un weekend gringosissimo, non è ancora terminato, ma per quello che mi interessa a me sul rugby di altissimo livello che ho seguito è già terminato. Quindi Villorba, campione d'Italia, non a sorpresa, ma contro ogni pronostico. Sharks, campione della Challenge Cup e Stade Toulousain, campione della Champions Cup. E allora, hola Burdel, care amiche, cari amici, appassionate, appassionate da pallovale, ben ritrovate sul canale Rugby Z10. E dunque, allora, per quello che riguarda la Serie A femminile, farò un pranzo con zucca speciale Villorba Valsugana domani 27 maggio, quindi per questa qui vi rimando a domani. Vi dico solo che dal mio punto di vista la scelta di far passare il match solo su DAZN è una cosa stracontroproducentissima, passatemi il termine, non è una cosa gringosa per dire, perché oltre ai 1500 spettatori dello stadio di Casale, pochi altri spettatori hanno avuto la fortuna di poter guardare il match su DAZN, perché DAZN ha dei costi improponibili per chi non è appassionato del soccer. Per noi amanti del rugby è una cosa impensabile spendere 15-20 euro al mese per guardare DAZN. Quindi invito caldamente la FIR, la federazione, la comunicazione della federazione a cambiare strategia di divulgazione delle immagini per il rugby al femminile, perché è stato i miei inviati sul posto mi hanno detto che è stato uno spettacolo sublime e purtroppo non ne abbiamo potuto godere. E allora parliamo adesso, oggi, di Challenge Cup con Durban, gli Sharks di Durban che strapazzano ben bene Gloucester davanti a 35.000 spettatori del Tottenham Hotspur Stadium, si portano a casa la coppa con un 36 a 22 che non ha mai visto e non è mai stato in discussione il punteggio. L'unica cosa è che se il buon Reinhard, che a me come arbitro piace veramente pochissimo, avesse dato al 30° secondo di gioco un cartellino giallo a Felele Fassi, perché un fallo del genere è solo da giallo, non ha avuto il coraggio di darglielo, vabbè, amen, ha fatto questa scelta, sicuramente ci sarebbe stato meno problema sul punto, sul gioco aereo, sulla battaglia aerea, che è stato veramente un macello. E praticamente Fassi poi ha preso il giallo al sesto minuto, ma dopo che Durban aveva fatto una serie di falli, il suo gioco aggressivo non è stato punito in maniera, diciamo, decisa dal direttore di gara. Quindi per 10 minuti hanno menato le danze con questo gioco stra-aggressivo, il loro gioco stra-aggressivo sudafricano, che comunque gli ha portato tanto, 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 tanto bene, diciamo, nell'ottica della partita. Però a me la cosa di Reinal non è piaciuta per niente. Ha annullato una meta a Varney verso il finale, che a regolamento è da annullare, ma diciamo che è proprio cercare, dal mio punto di vista, il pelo nell'uovo, la partita era già indirizzata. Comunque, a me non è piaciuto. Vi dicevo, Sharks, Durban, che hanno dimostrato una forza incredibile, spazzando via la mischia di Gloucester in ogni dove, togliendogli ogni cosa. Penso che la mischia di Gloucester abbia preso, non so, una decina di punizioni, poi mi guarderò le statistiche, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 13 a 6, arrivando 29 a 6, 29 a 6 grosso modo. Alla fine della fiera, quando Gloucester ha accorciato nel punteggio, quando Gloucester ha accorciato nel punteggio, ha riallungato, Sharks hanno riallungato con la meta di Mapimpi e hanno chiuso definitivamente l'incontro. La meta finale di Socino è solo per stabilire il punteggio finale, ma una partita veramente a senso unico, una partita che per una finale, secondo me, non è certo un bello spettacolo da vedere, perché le finali devono essere combattute, le finali devono essere la maggiore espressione del rugby, del movimento rugbistico di pertinenza, quindi la seconda fascia, non del tier 1, ma del tier 2. Gloucester non è stata all'altezza della partita, insomma. È vero che Durban, gli Sharks mettono in campo una squadra stra infarcita di Springboks, e a prima linea Franché, Bonambi, Cook, Ezebet e Grobler in seconda linea, insomma una squadra stra farcita di Springboks, è una squadra straforte, però credo che Gloucester,
avrebbe potuto essere un pelo competitiva. Man of the match, Vincent Koch. E allora, Vincent Koch ha messo sotto il suo dirimpettaio Ford Robinson prima e Vivas dopo, ma soprattutto è stato artefice di un fantastico 50-22 che ha generato una standing ovation in tutto il Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Hotspur Stadium che il giorno successivo, con i 62.000 spettatori, ha assistito alla finale del Champions Cup, ha fatto da location, ha ospitato, ecco, la finale del Champions Cup, dove sta Toulousain. Strapazza Leinster nelle ultime, per la quarta volta arriva in finale, la quinta, quella prima l'aveva vinta, nelle ultime quattro volte che è andato in finale ne ha perse quattro, le ultime tre in maniera consecutiva. E allora il rugby francese è ancora sopra il rugby del resto del continente. Francia ride, Sudafrica ride, Irlanda piange, Inghilterra piange, Galles, Scozia e Italia stanno alla finestra a guardare, sperando in un futuro di raggiungere questi risultati. Allora, prima di andare avanti, guardando di Leinster, stato Lusen, ditemi cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Rugby ZN qui su Telegram, su TikTok, su Instagram. Commentate qualsiasi post, like o dislike, e fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto, confrontarci è bellissimo, è l'essenza del mondo della pallovale. E allora, Tolosa. Una partita, Antoine Dupont è veramente un giocatore fantastico. Ha iniziato un pochino, no, sottotono, però senza strafare, ma ogni volta che ha avuto la palla in mano è stato un momentaccio per gli irlandesi. Credo che Hugo Keenan andrà in cura dopo quei tre calci che gli sono caduti sulla linea, dove uno l'ha preso, è andato fuori e ha fatto la rimessa laterale a Tolosa. Un altro gli è rimbalzato proprio lì davanti, non è riuscito a prenderlo per giocarla veloce. Cioè, insomma, l'ha fatto ammattire in lungo e in largo. E Tolosa che è stata veramente forte perché in Mischia ha sofferto. In Mischia ha sofferto, se la sono giocata, però in Mischia ha sofferto. Una partita da veri indisciplinati perché hanno fatto oltre 15 falli per squadra. Kinghorn non ha avuto, prima Kinghorn e poi Ramos non hanno avuto pietà, non sono andati al 100%, però hanno fatto qualcosa come 4 e 4, quindi 8 punizioni per 3, 24 punti al piede. La prima meta di Lobel, prima meta convalidata di Lobel perché Tolosa ne aveva segnate altre due, poi fra un piede fuori e un altro piedino fuori, sempre di Dupont. E erano state giustamente annullate. La meta finale di Van der Vlier ha solo sancito il punteggio 31 a 22. E partita sottotono per uno dei protagonisti della stagione, James Lowe, che ha preso anche un cartellino giallo. E Tolosa, dicevo, squadra fenomenale perché allora non domina la Mischia. E soffre, se la giochicchia in Mischia, però non è dominante. Cioè Durban ha vinto, Sharks hanno vinto, ma in Mischia ne ha spazzolati via, ecco. Ma con un Dupont del genere che prima scatena, provoca il cartellino giallo di James Lowe perché con una finta veramente clamorosa, con uno step veramente clamoroso, passa in mezzo a tutti, gioca un 3 contro 1 e l'unico modo che ha per fermarlo James Lowe è facendolo in avanti un knock-on volontario, quindi giallo. In questo momento Tolosa allunga, già Tolosa sta avanti in quel momento di 25 a 15, sta avanti di 10. In quel momento Tolosa ha l'opportunità di chiudere la partita nell'extra time con un calcio di punizione per l'ennesimo fallo irlandese. E Richard Nold pensa bene di tirare una testata a un giocatore irlandese su una pulizia di rack, cartellino rosso, rientra James Lowe. E veramente sliding door della Madonna, dei Dubliners che riprendono il pallone, tornano in avanti e si salvano da quella che sarebbe stata poi la marcatura del più 13 che avrebbe chiuso la contesa. E qui tutti pensano, Ale, adesso Leinster risorge come la Fenice dalle sue ceneri, e no, non è vero perché Tolosa, come dicevo, con una forza di
clamorosa. Segna altri 6 punti al piede, si porta sul 31 a 15, quindi chiude ogni discorso e lascia la meta finale al 93esimo, poi con un po' di discussioni viene trasformata al 97esimo, poi c'è ancora un po' d'attacco, però la meta finale del 22-31 viene segnata a tipo 5 minuti dalla fine. Frawley prova un drop per provare a giocarsi l'ultimo possesso, ma lo ciabatta clamorosamente, anche perché è un drop non infattibile. E quindi Tolosa alza la coppa e si porta a casa questo splendido, conclude questo splendido Champions Cup, e adesso si può concentrare sul campionato francese. Tolosa, che è veramente stata superiore come forza mentale a Leinster, dal mio punto di vista. Bien, vi saluto, vi ringrazio per seguirmi, like o dislike come al solito, vi do appuntamento per i miei a pranzo con zucca, tutte le cose nella prossima settimana. Hola burdel!